Il guerriero è un racconto esistenziale fatto di luci ed ombre, dove lo sguardo viene focalizzato sulla forza e sulla solitudine, dello sportivo. In questo caso parliamo appunto di un pugile. Sì, per raccontare poi al meglio questa vicenda, appunto, ci siamo avvalsi di una dicotomia che è quella, come diceva bene poc'anzi mio fratello, tra luce ed ombre, che però allo stesso tempo diventano un po' complementari tra loro e quindi di conseguenza si crea un'unica grande unione tra le due parti, quindi si fondono e danno vita a quelli che noi chiamiamo gli incubi del protagonista. Perché? Perché questo giovane pugile si troverà ad affrontare qualcosa di ben più grande di sé e quindi sarà avvolto da delle ombre, per così dire, e che lo porteranno però dinanzi ad un bivio, se scegliere la luce oppure retrocedere verso il buio. E quindi qui si pone la grande domanda del cortometraggio: fin dove si è disposti ad andare, ad arrivare e ad imbarcarsi in territori sconosciuti per andare verso una salvezza oppure per essere distrutti dalle problematiche e appunto le ombre che si fanno avanti dinanzi al nostro cammino. Ed infine vogliamo ringraziare Rai Cinema Channel, il Festival Tulipani di Seta Nera e inoltre vi invitiamo a guardare il nostro cortometraggio dal titolo Il Guerriero sul sito www.tulipanidisetanera.rai.it e niente, grazie di tutto e buona visione. Buona visione.